stato che partite, non so neanche da dove iniziare, prima di tutto lasciare like e iscrivervi al canale attivando la campanella. Partiamo dalla Juve che sta perdendo contro Siviglia a Torino. La Juve parte bene, per carità, con un approccio anche bello, presente, ma dopo l'occasione di Vlahovic, cioè tu per tu con Bono, bravissimo, ne è uscita a rimpallare su Vlahovic, la palla si alza, Siviglia aumenta i giri del motore. Prima Szczęsny deve fare una gran parata su Ocampos, se non ricordo male, e poi è proprio Ocampos che viene lanciato da non ricordo chi, forse Brian Gill, ma forse Rakitic, su un errore di Maria, ma anche il mal posizionamento della difesa juventina. Ocampos mette in mezzo, troppo lunga per Brian Gill, perfetta per il Messiri che mette la palla alle spalle di Szczęsny, e poi Szczęsny deve volare ancora su Rakitic, ma Juve non si vede più dalle parti di Bono, se non nel secondo tempo con l'avvicendamento di Erin Junior, ed è proprio Erin Junior a portare la prima minaccia del secondo tempo. E qui Basilea fa il 2-1 a Firenze. Tanto il racconto della Juve è quello. Doccia fredda in live. Doccia fredda in live. Fiorentina che era addirittura andata in vantaggio alla fine. Al primo tempo con Cabral. No, alla metà del primo tempo con Cabral. Sono sviluppi di calcio d'angolo. Un gol annullato al Basilea nelle prime battute della gara per fuorigioco di Agosten, e poi Diouf nel secondo tempo si mette in proprio, salta tutti e poi mette in buca d'angolo, e poi questo gol in live. La Fiorentina che sta perdendo casa sua, si mette male, però l'italiana che sta vincendo è proprio la Roma. Attenzione! Milik! La Juve non riesce, gli mancano 4 alla fine. La Roma che vince. Parte male perché Wörz ha una grande occasione dopo 3 minuti di partita, ma antecedentemente Diaby dopo 40 secondi spedisce a lato. Poi il colpo di testa di Bagnez su una pennellata di Pellegrini, parata di Radetzky, molto bella, molto efficace anche. Il primo tempo finisce di occasioni, la Roma che fa fatica contro questo Bayer Leverkusen, ma poi arriva nel secondo tempo un lancio lungo di Mancini su Abram che fa sponda per Bove che si mette in proprio, Bove, ancora per Abram che si gira, parata di Radetzky e sulla respinta. Occhio a Yiling, stanno facendo la vedere a Juve adesso, e poi arriva Bove a metter dentro, e poco dopo tiro di Belotti, parata ancora, respinta non congrua di Radetzky, arriva Bove in estirata volante che però non prende la porta. Occhio al Bayer Leverkusen, Ebra mette fuori,
che dire. Doccia fredda in live per la Viola che adesso deve andare in Svizzera giovedì prossimo e ribaltare il risultato, e non sarà facile. La Juve perde e dovrà ribaltare il risultato a Siviglia. Almeno la Roma va con un... potrebbe andare con un 1-0 a Leverkusen, ma sarà difficile anche a Leverkusen. È finita Firenze 2-1 per il Basilea, pazzesco. Finita anche a Roma, finisce Roma 1 Leverkusen 0, e vediamo a Torino, ma penso che finisca anche a Torino in questo modo. No, non c'è ancora un minutino, nel Siviglia che va in avanti. Ecco, la Juve recrimina un calcio di rigore che poteva starci, come no, perché Rabiot è vero che prende il colpo da Badè, ma Badè prende prima il pallone, quindi non so, oggettivamente non so cosa dirvi su quell'episodio. E nulla, si aspetta solo il fischio finale, la Juve attacca. Vediamo in live. Occhio Ealing, Ealing, mettete! Niente da fare, Rakitic allontana. 20 secondi, ultima preghiera, sì, Radetzky. Alessandro, buttala dentro, ma che cazzo. Gatti, 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 Luca, dentro, niente. Quadrato di testa, Badè, occhio, Chiesa, no. Lascia il calcio d'angolo. Occhio, occhio, occhio. L'ultima occasione per la Juventus di pareggiare. Pazzesco, pazzesco. Vediamo. Chiesa dentro. Gol! Gol di Mili! No, di Gatti! Ma Paomilia! Sull'ultima sponda! Forse... non ho capito di chi, ma forse di Ealing Junior! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia! Grande assist di Pogba, non Ealing Junior. Il primo colpo di testa forse era di Ealing. Si rigioca tutto in Spagna, tutto a Siviglia. Secondo gol dopo quello pesante di Torino contro lo Sporting. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Quindi pareggio Juve, sconfitta Viola, vittoria Roma. Questo è il responso delle semifinali di andata di Europa e Conference League. Peccato per la Viola. Mamma mia. Finita!